Quindi fondamentalmente per quanto riguarda queste testate, quello che è il problema principale è la sostenibilità economica, quindi un modello di Certo. business che possa funzionare. Non è poco, però non è poco. Io credo molto, al contrario di quello che pensano molti altri blogger, io credo molto nell'importanza della comunicazione professionale. Cioè, credo che un paese sano ha bisogno della comunicazione professionale. Non vuol dire giornalisti col tesserino che sputano negli occhi i blogger, vuol dire testate che sono capaci di tenere un inviato un mese in un centro di espulsione come abbiamo fatto noi con Fabrizio Gatti, no? Che costa. Perché un blog non lo può fare, vuol dire gente che si prepara un'inchiesta lavorandoci 2 settimane documentandosi, che l'informazione professionale è una componente importante in una democrazia. Credo che sia difficile però avere una comunicazione professionale che nel contempo non abbia aiuti pubblici, abbia investimenti pubblicitari, però non si serve della pubblicità, abbia lettori che però si devono servire la pubblicità. Insomma, è una quadra molto complessa da trovare. Tornando a parlare di pubblicità, visto che ne parlavi prima, il mercato pubblicitario è strettamente legato al proprietario dei media e in Italia al principale, quasi unico proprietario. Alla fine torniamo ai soliti nomi, insomma. No, no, io non la penso così. Io penso che sì, indubbiamente Berlusconi ha drenato moltissima pubblicità verso la televisione. È chiaro che molti investitori privati hanno più interesse a investire nelle televisioni berlusconiane perché così hanno buoni rapporti col governo, non si sa mai un domani, no? Hanno bisogno del governo per qualche leggina, per qualche permesso, eccetera. Però credo che il problema sia un. Cioè, non possiamo ridurre il problema dei media italiani a Berlusconi. La salute dei media europei o mondiali più in generale è legata a problemi più complessi. Il calo dei lettori, l'assenza di un modello di business sulla rete, la difficoltà che le imprese investono in pubblicità in una fase recessiva. Cioè, non è che domani va via Berlusconi e tutti i problemi dell'editoria italiana sono risolti. No, sicuramente va meglio, ecco, diciamo, però non è che sono tutti risolti. Chiaramente. Comunque la percentuale del mercato pubblicitario è detenuta per più del 50% da Publitalia 80 e non penso sia un fattore trascurabile. No, 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 ma io non, guarda, non sto dicendo, cioè sono 15 anni che nei miei articoli, nei giornali per cui lavoro, si parla della onnipresenza di Berlusconi e dei suoi media, però stiamo attenti perché poi questo può diventare un alibi, questo è un alibi per noi giornalisti, non è che dobbiamo cullarci in questa cosa per dire ah, se non ci fosse Berlusconi tutto andrebbe bene, no, la qualità che dobbiamo tenere altissima, la ricerca della pubblicità, la ricerca di innovazione, la ricerca di nuove fonti di reddito. Il bisogno di trovare nuovi modelli di business, cioè bisogna aguzzare il cervello in qualche modo, non bisogna sedersi sul fatto che siccome c'è conflitto di interesse, allora tutto può andare in vacca. No, se diverso va combattuto per carità. Io spero che prima o poi finisca, sono anche abbastanza fiducioso che prima o poi finisca. Però non è che poi il giorno dopo cominci il radioso futuro della libera comunicazione in Italia. Cioè, un po' meglio andrà, difficile che vada peggio, se non altro perché va talmente male. Abbiamo un ministro della salute che ha appena detto che uno dei maggiori problemi in Italia è la internet addiction, ecco, quindi ci rendiamo conto a quanto siamo indietro culturalmente in questo paese. Soprattutto per quanto riguarda la cultura digitale, direi in questo caso. Punto, Sai, qui c'è un misto, eh? C'è un misto molto spaventoso, pericoloso, c'è un misto di ignoranza. E di conflitto di interesse qui sì molto, perché internet è una cosa che indubbiamente non può far piacere a Berlusconi e all'establishment che ha intorno a lui, perché è nel contempo un elemento di un potenziale competitor dal punto di vista pubblicitario, quindi per un proprietario di reti televisive internet è un competitor pericoloso che gli può poco a poco rosicchiare pubblicità ed è un fattore di pluralismo e di pluralità di voci politiche che non gli ha certamente giovato, ad esempio, alle ultime elezioni a Milano o a Napoli, no? Quindi è ovvio che l'establishment berlusconiano non ama la rete.
E quindi cosa fai? Quindi, ad esempio, le sue televisioni si occupano anche la RAI, si occupano della rete solo per parlarci di virus, di pedofili, ha incontrato il suo stupratore su Facebook, no? Che viene per demonizzare in qualche modo la rete, senza rendersi conto che la rete invece è uno straordinario stupratore, forse anche rendendosi conto, ma comunque ne hanno paura, senza dirci che la rete è uno straordinario strumento non solo di pluralizzazione dell'informazione, ma anche di crescita sociale ed economica, è un volano dell'economia straordinario, ma noi siamo in recessione e non usiamo la rete per uscirne, siamo dei pazzi. A proposito di quello che hai detto poco fa, mi sembra che sia di pochi giorni fa un sondaggio del giornale a proposito di Facebook e dell'eventualità di istituire, mi sembra, 4 anni di carcere per istigazione ad atti di violenza su Facebook o qualcosa del genere. La maggioranza di coloro che hanno risposto sì, sarebbe una buona idea, ridurrebbe la criminalità giovanile. Eccetera, eccetera. Che cosa ne pensi? Non so se l'hai visto. Non è un sondaggio, perché in Italia i sondaggi sono solo quelli fatti sulla base della legge e pubblicati sul sito dei sondaggi. Queste sono rilevazioni senza valore statistico. Se io sul mio blog metto vuoi o no lo champagne, non è che poi se ho 1.000 risposte questo è un sondaggio, non si chiamano sondaggi. Scusami se ti correggo, ma Assolutamente. c'è questo grosso equivoco in Italia, che chiunque faccia una domanda online o anche in televisione e poi abbia le risposte, anche quelli di Sky sono sondaggi, non sono sondaggi, perché non hanno valore statistico, non c'è un panel rappresentativo della popolazione. Se il sito del giornale si è rivolto a 10.000 impauriti frequentatori del sito del giornale che odiano Facebook, che hanno paura dei social network, che hanno paura dello sviluppo della pluralità delle informazioni in rete, questo non è un sondaggio. Io non commento una cosa che non è un sondaggio. Quando fanno un sondaggio, secondo no, col metodo CATI o con altri metodi statisticamente considerati più o meno affidabili, se ne parlerà. Io non considero questa cosa rappresentata. L'ho letta quella roba lì, non vale niente. No, concordo, comunque se non hai un campione rappresentativo della popolazione generale ovviamente non ha senso, però quello che volevo chiederti C'è una se... fetta di popolazione che ha paura della rete, cioè, c'è una fetta di popolazione che ha paura della rete, ma questa fetta di popolazione va educata, certo non la educhi quando nei telegiornali parli della rete solo per parlare dei pericoli della rete, non ce la farai mai, cioè, fai restare il paese nel Medioevo. Quando Paolo Romani fa le sue norme contro i video in rete o quando il governo di fatto chiede all'Agicom di diventare il poliziotto della rete, noi ci trasformiamo in una Cina europea dove non c'è la censura contro la rete, ma c'è la burocrazia, ci sono le norme, c'è una grossa, come dire, campagna di delegittimazione, di demonizzazione della rete, perché la rete fa paura sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico. A proposito di quel poll, possiamo chiamarlo così, anche se non era rilevante proprio dal punto di vista statistico, quello che mi ha inquietato è stato sbandierare questo risultato, come sui siti, sul giornale, è stato diffuso, aumentando ulteriormente questa sensazione di paura, di demonizzazione proprio dei social media in generale. Sì, sono patetici arroccamenti intorno al passato in difesa di posizioni di potere sia politico sia economico consolidate. Ce le dobbiamo tenere, voglio dire, io faccio una battaglia culturale contro questi signori, no? L'ho fatto con il mio ultimo libro, lo faccio ogni giorno sul blog, lo faccio quando posso sull'Espresso. Sono residui di rendite di posizione da spazzare via il prima possibile. Non mi stupisce che il giornale faccia una cosa del genere. Certe volte si leggono delle robe su internet, sul giornale, sul libro, che meriterebbero da solo un libro di stupidario. Cioè, un giorno uno studente sveglio farà una tesi sulle stupidate che hanno scritto i giornali della destra italiana, non solo della destra, purtroppo, ma prevalentemente della destra, su internet e quantità immense di stronzate in vere e conte che hanno scritto. Il che mi porta a chiederti qual è la tua opinione, comunque, intorno a quella che probabilmente
è per eccellenza la parola che definisce l'informazione libera, cioè Wikileaks. Ah beh, sfondo una porta aperta. Io non sono di quelli che vogliono Assange santo, ma indubbiamente siamo entrati con Wikileaks, piacciono a capezzone, siamo entrati nell'era della trasparenza, nell'era in cui la trasparenza e la reputazione sono valori fondamentali. Quando prima dicevo che non vorrei più fondi pubblici per i giornali, è perché ritengo che la reputazione oggi sia un valore inestimabile, che vale molto di più di quei pochi ormai quattrini che i giornali intascano dallo Stato. È un valore inestimabile la reputazione, è un valore inestimabile la trasparenza. La comunicazione trasparente che disintermediata, poi vabbè, con Wikileaks c'è stata una reintermediazione attraverso i giornali con cui Wikileaks trae contatto, però qui anche l'Espresso. Però in generale il fatto che ci sia il desiderio di dare accesso ai cittadini a dei database, no? Che poi possono essere interpretati, commentati, spiegati dai professionisti di formazione, secondo me è un punto di non ritorno. È un punto di non ritorno, non è che poi possiamo tornare al comunicato ufficiale della Farnesina, no? Non è più soddisfacente, non basta più. Si parlava con Fabio Chiusi nella nostra ultima intervista a proposito di Wikileaks, appunto, dell'interesse che c'è stato in Italia intorno a Wikileaks e che si è acceso solamente quando la protagonista era l'Italia, il protagonista era Berlusconi. Ah, perché noi siamo un paese provinciale, questo è uno dei problemi grossi che abbiamo. Guarda, io ho lavorato tanti anni nei giornali ormai e so con certezza, purtroppo, ormai quasi 50 anni, che le pagine degli esteri sono le pagine meno lette. Tutti i focus group di tutti i quotidiani settimanali ci raccontano che le pagine degli esteri non ne frega niente a nessuno, ma io lo vedo anche sul sito dell'Espresso, quindi post gli articoli più commentati, più linkati, più letti, io lo vedo tutte le mattine quando vedo delle statistiche, non so mai quelle degli esteri. Giusto quando leggono Obama, forse, per il resto mai. Perché siamo un paese che guarda il suo ombelico, questo è un'altra battaglia civile grossa che abbiamo davanti, quella di aprire le finestre, di smettere di guardarci l'ombelico, di non considerare una dichiarazione di Calderoli più importante di una guerra intercontinentale. E noi ce l'abbiamo, questo vizio qui. È un grosso problema dell'Italia che ci portiamo indietro da sempre, anche qua non diamo la colpa a Berlusconi. Però indubbiamente negli ultimi anni è perfino peggiorato, perché ci siamo talmente incistiti su questo amore da parte di una fetta della popolazione, odio da parte di un'altra fetta nei confronti di Berlusconi, che ormai non, chi si occupa di news non parla d'altro, io lo so. Lo vedo anche sul mio blog, non c'è tema che abbia più audience di Berlusconi, sì, Berlusconi no. Io quando ho fatto i miei reportage dall'estero, dai traffici di organi fino alla rivoluzione maoista in Nepal, non gliene è mai fregato niente a nessuno, siamo un paese drammaticamente provinciale. Poi si spera con la generazione Erasmus e con la rete che anche questo può preoccuparsi. Quindi fondamentalmente mi sembra di capire che i temi più amati, diciamo, sono quelli che ruotano intorno a politica interna e cronaca nera o rosa a seconda dei gusti. Sì, io poi non lo so, cronaca nera o rosa io non me ne occupo. Quello che vedo, cioè ne facciamo pochissimo sul sito, sui siti di cui mi occupo io, quello che vedo è che però quando si parla di news, nel senso più ampio della parola, gli esteri sono comunque considerati un po' veramente la pattumiera dei giornali, non vendono, non pagano. Poi, c'è una fetta di italiani che sta cambiando. Io considero Internazionale uno dei più bei settimanali che ci siano in Italia, se non il più bello. Vedo con piacere che sul post di Luca Sofri si dà tanto spazio agli esteri. Mi piacerebbe sapere quanti clicchiamo i suoi pezzi sugli esteri. Credo che si possa provare in qualche modo a cambiare poco a poco anche questa nostra tendenza a guardarci l'ombelico, a non uscire mai dai nostri confini. Ci vuole pazienza, ci vuole molta insistenza.